Buongiorno amiche, ben ritrovate nel mio canale. Allora, oggi voglio fare un video tutorial o comunque un video idea e vi farò vedere che cosa ho, diciamo, creato, che cosa mi ha fatto scaturire la mia creatività con queste tag. Allora, queste intanto ve le presento, sono delle tag che cioè che ho fatto e sono nel mio negozio, è un foglio da 6 tag che sono ispirate a vecchie pubblicità di cacao o comunque di articoli diciamo della gastronomia dell'epoca o comunque anche articoli di negozi come i semi del giardino, eccetera. Avevo appunto, io sapete che amo molto il vintage, amo molto le cartoline d'epoca. Io vado spesso anche quando trovo in mercatini o comunque anche online e compro anche dei libri antichi, dei libri vecchi che magari altri buttano o comunque che li vendono. E poi c'ho tanta, tanta roba accumulata anche a casa tramite mamma, tramite le nonne, eccetera. A volte al posto di buttarle, io sono una raccoglitrice seriale e infatti c'ho la casa che è piena di, come dice mio marito, questa roba è da buttare, invece io la raccolgo, la raccolgo, la raccolgo e c'ho mucchi di libri, di carta, di cose che non so anch'io più dove metterli. Cioè, veramente tantissime. Allora, queste sono un gruppo di 6 tag, sono in un foglio, io le ho già tagliate. Allora, voi potete stamparvele già in un cartoncino rigido, anche da 300 grammi. Io le ho stampate su un foglio di carta normale e le ho rafforzate con un foglio di carta craft che rimane di questo colore. Una volta fatto questo lavoro qua, poi io le ho tagliate per bene, le possiamo inchiostrare, le possiamo fare il buchino se volete, oppure utilizzarle così, senza il buchino. Allora, cioè, se le volete utilizzare come tag, ovviamente dovete fare il buco, poi lo vedete voi, insomma, qua potete decorare ancora, potete mettere un timbro, eccetera. Però io adesso le utilizzerò in un altro modo e vi farò vedere se vi piace anche questo modo, perché comunque è carino. Un assemblamento di tag. Allora, per quanto riguarda le tag, mo ve le mostro. Allora, questa è la prima. Ecco qua l'altra. Sono molto carine. Questa è con Giuseppe Verdi. Questa è di un barattolo antico di cioccolato, di cacao in polvere. Anche questo cacao, vedete, della Suchard. E queste sono due signore che si prendono il tè, sempre o il cioccolato, forse, ma penso il tè. Sono molto carine, sono versatili, potrebbero andare bene in qualsiasi tipo di journal che fate a livello vintage. E secondo come le abbellite, possono essere romantiche piuttosto che shabby. Insomma, vi potete divertire anche con queste tag. Le trovate, vi ricordo, nel mio negozio di Lily Fay The Paper Witch. Quindi visitatemi. Ho anche inserito dei coupon, dei codici sconto. E questi codici sconto sono per chi compra più set. Quindi chi compra 3 set. Avrà il 15% di sconto con Lily Fay 15. Chi compra 5 kit avrà il 25% di sconto con Lily Fay 25 e chi compra 10 articoli ho voluto fare il 40%, che è comunque moltissimo se ci pensate, ed è un risparmio anche per chi ha piacere magari di prendersi tanti kit, perché magari le piacciono tante cose all'interno del mio negozio con Lily Fay 40. Quindi fate un giro nel mio negozio, i codici sconto li trovate anche nella copertina del mio negozio Etsy. Ci sono gli sconti che dovete inserire manualmente. Io metterò anche nella descrizione del video i singoli link per chi vuole comprare 3 kit, 5 piuttosto che 10. Allora, adesso il video sarà non parlato più. Io farò un video e piano piano mostrerò come procedo.